Ciao, senti, stiamo vedendo la vostra manifestazione, ma una domanda, non si era detto che doveva entrare un'altra ditta e quindi forse venivate ripresi? C'era questo sui giornali, non è così? Ci hanno fatto talmente tante promesse, sì, appunto, ci avevano detto che il supermercato che entrava dopo di noi ci dovevano riassumere, ma invece la nostra realtà di oggi è che ci lasciano a casa. Siamo 17 famiglie a casa, senza uno stipendio, e tutte le promesse che ci avevano fatto sono state solamente Chi delle vi ha fatto queste illusioni. promesse? Ci avevano detto, anche la PAN, che probabilmente ci potevano essere Delle delle collocazioni. collocazioni da qualche altra parte, ci avevano promesso altri posti di lavoro in altri supermercati, invece ci hanno solo illuso e basta. Ho capito. Ma il sindaco vi ha promesso qualcosa? Col sindaco le nostre delegazioni hanno parlato, praticamente ci ha detto che si impegnerà eventualmente con nuovi gruppi che entreranno a collocare i primi personali, come giustamente che c'è dentro, che altro personale, perché il personale della PAM che deve essere Ma per collocato. legge, scusa, per legge non dovrebbe essere, cioè praticamente quando viene una cosa del genere, il primo che viene riassunto è il personale che c'era Allora, dentro. noi le leggi non le sappiamo, dovrebbe essere il comune che si impegna se c'è eventualmente una legge a farla rispettare. L'importante è che alla fine 17 famiglie restano a casa e ci sono orfani dentro, ci sono persone incinta e famiglie con due o tre ragazzi a carico, questa è la realtà. Questa è la realtà. Alla fine tante promesse niente. Non ci fermeremo giustamente qui, sempre nella norma delle manifestazioni pacifiche. La prossima non diremo dove la faremo, ma faremo ancora più rumore, perché alla fine Bravo. è noi che dobbiamo, siamo noi il sindacato, è noi che dobbiamo avere il posto di lavoro. Noi vogliamo solo posti di lavoro, non vogliamo Praticamente, noi altro, non non vogliamo vogliamo violenza, lavorare. solamente posti di lavoro. E con tutti i sacrifici che abbiamo fatto al freddo d'inverno, Con 2 gradi a dentro il 2 gradi negozio. dentro il negozio con le sciarpe al collo, i clienti che battevano i denti dal freddo e scappavano via, all'estate al caldo, allora sacrifici per i dipendenti, sacrifici per i clienti e dalla PAM sui licenziamenti, non dico altro. Che comunque è un punto strategico anche per la cittadinanza, per la popolazione di Borgo San Giovanni, che è composta da tanta gente anziana e che ha bisogno di un punto di riferimento per andare a fare la spesa, mica tutti possono uscire. Borgo San Giovanni è grande e viene tolto un servizio pubblico, secondo me, che è molto importante per la Comunque, popolazione di per Borgo. quanto riguarda il comune, noi abbiamo chiesto di cambiare il regolamento perché siccome sotto i 1000 metri quadri qualsiasi può chiedere la licenza, ecco, noi chiediamo invece che il comune regolarizzi e obblighi chi subentri che acquisisca con un'altra licenza abbia la possibilità di assumere e deve assumere il personale che attualmente Lo sai che cambiare un regolamento non è un secondo, eh? Com'è? Lo sai che cambiare un regolamento No, non ci si mette un appunto, attimo? siccome ci vogliono mesi, però l'impegno politico si può risolvere anche col prossimo Consiglio Comunale. Se tutte le forze politiche dichiarano che per risolvere i problemi dell'occupazione di Chioggia, la prima cosa è essere solidali e impegnare chi entra in questo territorio deve farsi carico anche di un costo sociale, perché noi diciamo che le aziende non devono solo pensare alle ore utili, ma anche alle responsabilità sociali, ai carichi sociali che questi lavoratori hanno dato fino adesso, perché la PAM di Borgo San Giovanni è la PAM più vecchia che sia la primo supermercato di Chioggia, quindi pensiamo e vogliamo che rimanga una realtà in quel territorio che è necessaria. È da 25 anni che lavoro alla PAM e non avrei mai pensato che un giorno toccasse anche a me restare a casa. Purtroppo oggi sta succedendo, però c'è una realtà e dietro la PAM sta arrivando un altro supermercato. Noi non vogliamo creare problemi all'altro supermercato, vogliamo solo che la PAM si faccia carico di queste persone e dia un aiuto a ricollocarle su un'altra apertura. Questa è la mia idea. Grazie, Basta. grazie. Non ho capito, ma non è chiusa adesso la PAM? No, la PAM adesso non è chiusa, l'ultimo giorno di apertura al pubblico è il 15 settembre di quest'anno. Loro ci hanno detto che dobbiamo continuare a lavorare come niente fosse, solo che noi stiamo lavorando adesso dentro senza aria condizionata ed è si lavora malissimo. Mentre quest'inverno abbiamo lavorato senza aria calda, abbiamo lavorato con 2 gradi dentro il negozio ed era una cosa praticamente impossibile.